configurazione di prova con il son off che viene alimentato da una prolunga collegata a una ciabatta nel momento spenta, il nostro PZEM che riceve tensione dall'uscita 4 del son off, questo solo per comodità perché potrebbe ricevere la tensione diretta, la parte di bassa tensione del PZEM che è connessa ai GPIO del nostro son off, da cui prende i 3.3 volt per alimentarsi e a cui invia i dati di rilevamento tramite la sua porta seriale. L'unica accortezza è che in questo caso abbiamo dovuto mettere una resistenza di 1 kΩ per permettere al PZEM di lavorare con la tensione di 3.3 volt al posto degli standard 5 volt. In questo modo possiamo alimentarlo direttamente dal son off senza bisogno di mettere un alimentatore esterno. L'uscita 2 del son off, il cavo nero, è quella che verrà monitorata dal PZEM. Come vedete il toroide ha il cavo nero infilato e questo cavo non finisce nient'altro che in una ciabatta a cui è connessa una lampada che sarà il nostro carico di prova. A questo punto andiamo ad accendere il son off alimentando la ciabatta, attendiamo che si connetta al wifi che ho precedentemente configurato, e poi andiamo sulla nostra interfaccia web su PC. Come vedete appaiono già i valori di rilevamento del PZEM, questo perché il modulo è già configurato per essere interfacciato al PZEM. Come vedete i GPIO 1 e 3 che sono le seriali del son off sono connesse ai rispettivi pin della seriale del PZEM. Torniamo pure alla home page. I valori sono tutti a zero perché il PZEM al momento non è alimentato, in quanto prende fase dall'uscita 4 del son off che al momento è spenta. Quindi attiviamo l'uscita, dovremmo vedere i valori del voltaggio andare ai valori standard. A questo punto attiviamo il nostro carico attivando l'uscita 2 del son off e dovremmo vedere i valori di corrente e potenza diventare positivi. Il carico si è acceso e attendiamo un attimo i valori di potenza, eccoli, 22-23 watt la lampadina che sta consumando in questo preciso momento. Quindi la nostra configurazione di prova funziona, direi. Spegniamo pure il carico, dovremmo vedere i valori di corrente e potenza andare a zero. E se spegniamo anche il PZEM dovremmo vedere anche il voltaggio andare a zero.